Allora, vediamo un attimo di impostare una soluzione di questo problema che ci siamo appena posti. Abbiamo quindi dato i dati per l'area, quindi la forza dei valori specifici e la costante di scatto. Il primo punto, in generale da voce, l'abbiamo detto già prima nella pausa, è il calcolo delle condizioni di stagno, innanzitutto il calcolo delle condizioni di stagno, perché poi attraverso le relazioni che esistono tra le grandezze di stagno e le grandezze che abbiamo in un'altra situazione, siamo in grado di calcolare i valori delle grandezze caratteristiche nelle varie sezioni di interesse del nostro condotto. Quindi il primo punto da risolvere sempre e comunque è il calcolo delle grandezze di stagno. Abbiamo appena detto che poiché nella sezione 1 di fatto esistono le condizioni di stagno in modo isentropico, quindi queste grandezze di stagno non variano nel nostro processo, conosciamo allora la pressione di stagno pari, abbiamo detto, a 1.0 megapascal, cioè 10 alla sesta pascal. Conosciamo la temperatura di stagno, che è pari a 800 gradi Kelvin. E il calcolo della densità di stagno è immediatamente possibile utilizzando l'equazione di stato dei gas ideali P uguale a rho per R per T, e pertanto applicando le condizioni di stagno possiamo scrivere che la densità di stagno è pari alla pressione di stagno diviso R per la temperatura di stagno, andando a sostituire la pressione di stagno, quindi è 1 MPa, quindi 1.0 per 10 alla sesta diviso R, 0.287 kPa al metro cubo fratto kg per grado Kelvin. Quindi scriviamo 0.287 per 10 alla terza. Ovviamente ricordiamoci sempre l'unità di misura del sistema internazionale, per la temperatura di stagno, che è pari a 800 gradi Kelvin, e ci permette quindi immediatamente di calcolare la densità di stagno, che è pari a 4.355 kg al metro cubo. Conosciamo pertanto tutte le grandezze di stagno, pressioni di stagno e temperature di stagno, perché ci erano state assegnate. La densità di stagno l'abbiamo calcolata a mezzo dell'equazione di stato dei gas ideali. A questo punto siamo in grado di calcolare le caratteristiche delle altre sezioni. Il primo punto ci chiede di calcolare le grandezze caratteristiche nella sezione di gola. Ora, poiché il moto allo sbocco è un moto supersonico, ovviamente nella sezione di gola ci sono le caratteristiche critiche. Quindi, per quanto riguarda la sezione di gola, noi sappiamo che nella gola le grandezze caratteristiche sono quelle critiche. Per cui dobbiamo calcolare pressione critica, temperatura critica e densità critica. Ovviamente questo possiamo farlo utilizzando i rapporti critici che abbiamo ricavato nella precedente lezione. Pertanto possiamo calcolare la temperatura critica. La temperatura critica è uguale alla temperatura di stagno moltiplicato il rapporto critico, che sappiamo essere pari a 2 diviso K più 1, che ci porta quindi a scrivere 800 che moltiplica 2 diviso 1.4 più 1, cioè 800 per 2 diviso 2.4, che è pari quindi a 666.7 gradi Kelvin. Sappiamo che ovviamente il nostro convergente, la temperatura diminuisce, quindi diminuisce dagli 800 gradi Kelvin che c'erano in ingresso, 800 gradi Kelvin di stagno, alla gola nella quale abbiamo condizioni di stato critico, abbiamo una temperatura di 666.7 gradi Kelvin. Possiamo calcolare anche la pressione di stagno, scusate, la pressione critica, che è uguale alla pressione di stagno moltiplicata anche questa per il suo rapporto critico, cioè 2 diviso K più 1, ma per il suo, ma elevato al suo esponente, che è K diviso K meno 1, K diviso K meno 1,
che quindi è pari a 1.0 per 10 alla sesta, usiamo sempre il dato di misura del sistema internazionale, che moltiplica 2 diviso 1.4 più 1 elevato a 1.4 diviso 1.4 meno 1, cioè abbiamo 1.0 per 10 alla sesta che moltiplica 2 diviso 2.4 elevato a 1.4 diviso 0.4. Se andiamo a sviluppare i calcoli, otteniamo 0.5283 per questo rapporto, quindi otteniamo 0.5283 per 10 alla sesta pascal, ovvero il risultato espresso in megapascal è pari appunto 52,83 megapascal. Andiamo ancora a calcolare a questo punto temperatura di stagno, pressione di stagno, temperatura d'aria critica, pressione critica. Possiamo calcolare la densità critica. Densità critica, tanto nella gola abbiamo un numero di macchie uguale a 1. Densità critica è pari alla densità di stagno, che moltiplica sempre il rapporto critico relativo alla densità, 2 diviso k più 1 elevato a 1 diviso k meno 1. Cioè, atteso che la densità di stagno era 4.355 kg a metro cubo, abbiamo calcolato qui, possiamo fare il nostro calcolo e otteniamo 2 diviso 2.4 elevato a 1 diviso 0.4, che mi consente quindi di ottenere il suo bravo risultato, 2.761 kg a metro cubo. Conosciamo quindi, abbiamo risposto quindi al punto A perché abbiamo calcolato le grandezze della gola. Le grandezze della gola sono immediatamente calcolabili dal fatto che, poiché sappiamo che in uscita da questo oggetto di la valla il moto è supersonico, siamo garantiti sul fatto che in gola ci sono le condizioni critiche, c'è il numero di Mach 1, e quindi a partire dalle grandezze di stagno abbiamo potuto calcolare le grandezze critiche utilizzando i rapporti critici. Fate attenzione, diciamo, a questo modo di procedere, perché questo, diciamo, è il modo di procedere che utilizziamo di norma quando studiamo moti isoentropici. Quando studiamo moti isoentropici, di norma il dato del problema ci viene dal punto nel quale abbiamo condizioni di stagno, perché a partire da quello noi conosciamo quelle che sono le grandezze di stagno. Note le grandezze di stagno, possiamo immediatamente calcolare le grandezze critiche utilizzando i rapporti critici, e una volta conosciuti questi poi siamo in grado di calcolare le condizioni nel nostro sistema in qualsiasi altra situazione. In particolare noi adesso, nell'andare a rispondere al punto B, quindi nell'andare a calcolare le grandezze critiche, le grandezze caratteristiche della sezione di uscita, riusciremo anche a calcolare quella che deve essere l'area della sezione di uscita. Quindi sostanzialmente andremo a rispondere, come ho detto all'inizio, a quello che è un problema di progetto, cioè al dimensionamento della sezione di uscita in maniera tale da avere un numero di macchie in uscita pari a 2. Ok? Qua appunto mi sono posto il problema al contrario, ho detto in uscita io voglio un numero di Mach pari a 2, come faccio ad avere un numero di Mach pari a 2? In uscita devo avere una certa sezione, quando devo avere questa sezione, adesso ci andiamo a calcolare. Allora, facciamo un po' di pulizia, conservandoci la traccia di là. E andiamo a risolvere il punto B. Per cui adesso andremo a calcolare quello che accade alla sezione di uscita. Ok?
nella quale abbiamo detto che il numero di Mach deve essere pari a 2. Qui abbiamo calcolato quello che accade nella sezione, accade nel caso delle condizioni di stagno. Abbiamo calcolato quello che accade alla gola, quindi con le condizioni di stato critico Mach uguale a 1. Andiamo a calcolare quello che accade nella sezione 2. Per calcolare quello che accade nella sezione 2 usiamo ancora una volta quelli che sono i rapporti fra la temperatura, pressione e densità di stagno espressi in funzione del numero di Mach, ma quelli che abbiamo ricavato subito prima di esprimere i rapporti critici. Andiamo quindi a calcolare la temperatura uscita dal nostro sistema, temperatura della sezione 2 e pari alla temperatura di stagno diviso 1 più il numero di Mach al quadrato che moltiplica k meno 1 mezzi. Okay? Questo ovviamente è pari a la temperatura di stagno è pari a 800 gradi Kelvin diviso 1 più 2 al quadrato che moltiplica 1.4 meno 1 diviso 1 che mi dà come risultato 444.4 gradi Kelvin. Osservate quindi che cosa succede alla temperatura. Adesso si andrà a dire completamente cosa succede alla temperatura nel nostro oggetto di De La Valle. La nostra temperatura parte da 800 gradi Kelvin, poi all'interno del convergente la temperatura diminuisce, abbiamo una diminuzione della temperatura, fino a raggiungere le condizioni di stato critico. Poi nel divergente, visto che siamo in un modo supersonico, la nostra temperatura diminuisce ulteriormente. Okay. Possiamo calcolare a questo punto la pressione nel punto 2, la pressione in 2, e la pressione in 2 ovviamente è immediatamente calcolabile anche questa dalla pressione di stagno, perché scriviamo pressione di stagno diviso 1 più il numero di Mach al quadrato che moltiplica k meno 1 mezzi, il tutto elevato a k diviso k meno 1, è pertanto uguale a la pressione di stagno è 1 megapascal, quindi 1.0 per 10 alla sesta diviso 1 più 2 al quadrato al solito 1.4 meno 1 diviso 2, il tutto elevato a 1.4 diviso 0.4 adesso, che mi permette di calcolare la pressione della sezione 2, che è pari a 1.1278, quindi è un risultato, ma lo potete calcolare, 1.1278 megapascal, cioè 1.1278 per 10 alla sesta pascal, ovvero circa 1.3 per 10 alla quinta pascal, circa 1.3 atmosfere, no? Adesso abbiamo quindi chiaro come diminuisce la pressione nel nostro condotto, perché se la pressione in imbocco è dell'ordine di 10 atmosfere, nella sezione di gola abbiamo una pressione dell'ordine di 5 atmosfere, la pressione in uscita è dell'ordine di 1 atmosfera. No? Chiaro, quindi abbiamo visto qual è la caduta di pressione, abbiamo compreso com'è la caduta di pressione nel nostro sistema. Allo stesso modo abbiamo visto come avviene la nostra diminuzione di velocità, è diminuzione di temperatura che passa da 800 gradi Kelvin in ingresso fino a poco più di 400 gradi Kelvin in uscita. Ancora possiamo calcolare la densità di questa, la densità della sezione 2, che sarà anche questa ancora una volta minore della densità che abbiamo in ingresso e anche minore della densità critica, perché l'abbiamo già detto. Nel caso di un divergente la densità continua a diminuire, abbiamo un'espansione ulteriore all'interno del mio divergente. La densità nella sezione 2 è quindi pari alla densità di distanza. Guardate come a partire dalle grandezze di stagno, noi al solito attraverso i rapporti fra le grandezze di stagno e quelle in altre sezioni siamo in grado di calcolare le condizioni che ci sono in qualsiasi sezione. Anzi,
Questo fatto è molto importante perché di fatto che cosa accade? Accade che essendo il moto isoentropico, cioè essendo le grandezze di Stagno poi costanti dappertutto, noi possiamo utilizzare i rapporti tra le grandezze di Stagno e le altre e quelle in altre situazioni per calcolare quanto valgono le nostre grandezze caratteristiche in qualsiasi sezione. Cioè possiamo calcolare quello che accade in una sezione indipendentemente da tutte le altre. Ma questo fatto, badate bene, è legato al fatto che il nostro moto è isoentropico, ovvero adiabatico e irreversibile. Perché se il moto non fosse isoentropico, ovviamente quello che accade in una sezione dipenderebbe da tutto quello che succede nelle altre, da tutte le altre precedenti. Quant'altro? Per esempio, se è un altro per quello che succede a causa delle dissipazioni. Quindi la possibilità di usare i rapporti che qua stiamo usando è legata strettamente all'isoentropicità del moto. Okay? Bene, la densità di Stagno, quindi la densità della sezione 2, la densità di Stagno, divisa sempre 1 più il numero di Mach al quadrato per k meno 1 mezzi elevato a 1 diviso k meno 1. Allo stesso modo sostituiamo i valuti, andiamo a calcolare la nostra densità di Stagno, che è pari a 1,0,0,2 kg. Ok? Circa un chilogrammo a metro cubo. Vede come la densità del gas in uscita, diciamo, si è ridotta di 4 volte, no? Ho avuto un'espansione di questo gas di ben 4 volte, anzi qualcosina in più, che la densità è passata dai 4 kg e mezzo del quasi delle condizioni di Stagno a 1 kg a metro cubo nelle condizioni di uscita. Ora, a partire da queste valutazioni, siamo a questo punto in grado anche di determinare l'area elevata della sezione 2. Ok? Quindi in qualche modo siamo in grado di risolvere quello che è il nostro problema di progetto, perché grazie a questo perché a questo punto riusciamo a determinare l'area da assegnare alla sezione 2 per ottenere il numero di Mach 2 in quella sezione. A questo punto ci cancelliamo le grandezze di Stagno che non ci servono più per rispondere ai circuiti che ci eravamo mossi. E andiamo a calcolare quanto deve valere l'area nella sezione 2. L'area nella sezione 2 possiamo calcolarla a partire da quella che è l'area critica al solito, cioè a questo punto la possiamo ricavare attraverso la relazione che lega le grandezze che ci sono in una certa specifica sezione, nella quale c'è un certo numero di Mach, in funzione di quelle che sono le grandezze critiche, cioè quelle che ci sono al numero di Mach pari ad 1. In particolare andiamo a scrivere che A2 è uguale ad A', cioè l'area critica di A' è l'area della gola, no? Lo scrivo qua. Questo ovviamente è uguale ad A', cioè a 20 cm quadrati. Quindi A2 è uguale ad A' diviso il numero di Mach della sezione 2, quella nella quale dobbiamo avere moltiplicato il suo rapporto caratteristico 2 diviso k più 1, che moltiplica 1 più k meno 1 mezzi numero di Mach della sezione 2 al quadrato elevato al suo bravo esponente che è pari a k più 1 diviso 2 per k meno 1. Andiamo a sostituire. Oh, vi faccio notare una cosa. Vi faccio notare che in questa relazione, a parte a star, tutto il resto della relazione è adimensionale. Ok? Quindi il risultato ce lo possiamo calcolare direttamente in centimetri quadrati. No? Perché tutta questa parte dell'espressione che ho scritto
è un'espressione adimensionale, è un numero adimensionale moltiplicato a stato. Quindi se esprimo a stato in centimetri quadrati, anche a 2 ce l'ho per un centimetri quadrati. Quindi vado a scrivere 20, ricordandomi che fare in centimetri quadrati, diviso 2 il mio numero di Mach, che moltiplica 2 diviso 2.4, che moltiplica 1 più 0.4 diviso 2 per 2 al quadrato elevato a 2.4 diviso 0.8. Okay. Possiamo fare i conti e dai calcoli ci viene immediatamente che A2 deve essere pari a 33.75 centimetri quadrati. Ok? Bene. Abbiamo quindi risposto anche al punto B, cioè alla necessità di calcolare, le grandezze caratteristiche della sezione d'uscita, perché abbiamo detto alla sezione d'uscita dobbiamo, per avere il numero di Mach pari a 2, dobbiamo assegnare una sezione di 33.75 cm quadrati. In questa sezione di uscita ci sono le grandezze caratteristiche indicate, la temperatura di 444.4 gradi Kelvin, una pressione di 0.1278 MPa, una densità di circa 1 kg a metro cubo. Al punto 3 ci viene richiesto, di calcolare la portata massica uscente da questo ugello. Ora, il calcolo della portata massica uscente da questo ugello può essere effettuato in maniera estremamente semplice, perché lo possiamo fare più semplicemente che come abbiamo visto in altre situazioni, applicando la definizione di portata massica, perché la portata massica è pari al prodotto della densità per la sezione e per la velocità in una certa sezione. Possiamo fare questa cosa in maniera abbastanza semplice con riferimento alla sezione di gola. Perché? Perché alla sezione di gola conosciamo la densità e conosciamo la sezione. Inoltre sappiamo che in quella sezione è il numero di Mach è pari ad 1, quindi la velocità e la velocità del suono in quella sezione. Dobbiamo quindi andarci a calcolare però un attimo quella che è la velocità del suono nella sezione di gola. Mi conservo la densità e cancello gli altri due risultati che tanto li abbiamo segnati. Andiamoci a calcolare la velocità del suono, che è pari ovviamente, come sappiamo, alla radice di KRT. Anzi, ovviamente questa velocità del suono la stiamo calcolando nella sezione di gola, qui la chiamo C star, perché la velocità del suono in condizioni critiche, quindi in corrispondenza alla temperatura critica. Andiamo a sostituire i valori. Ottengo 1.4 moltiplicato 0.287 per 10 alla terza moltiplicato la temperatura T star che mi sono mangiato, ovviamente ho sbagliato, la temperatura T star che era intermedia tra 800 e 444, perdonatemi, la vado a recuperare un attimo, che era pari a 666.7 gradi Kelvin. Andando a sostituire i valori, andando a calcolare la C star, otteniamo che C star è pari a 517.6
metri al secondo. E ovviamente la velocità di Staudler della sezione di gola è ovviamente pari a C-Staudler, perché il numero di Mach è 1, C-Staudler è pari a 1, e pertanto V-Staudler è pari a 517.6 metri al secondo. Bene, adesso noi sappiamo che l'area dell'angolo è 20 cm quadrati, conosciamo la velocità di Staudler, conosciamo la densità della prostata, posso scrivere che la portata massica della prostata per A della gola per di Staudler. A gola o a Staudler, se preferite, tanto è la stessa cosa. Ovviamente, poiché il moto è permanente, questa è la portata massica che ho in qualsiasi sezione. Io la sto calcolando nella sezione di gola, ma devo calcolarla anche in un'altra sezione, giusto per semplificare le cose. Allora, la densità dello stato è pari a 2.761, l'area della gola è 20 per 10 alla meno 4 metri quadrati, ovviamente. La velocità è pari a 517.6 metri al secondo. Sviluppando i calcoli, otteniamo che la portata massica, la portata d'aria effluente da questo ugello, è pari a 2.86 kg al secondo. Quindi questo in generale ci consente a questo punto di andare a definire, questo ci consente di andare a definire quelle che sono le grandezze della sezione 2, le grandezze in uscita, e quella che è la portata massica in uscita da questo ugello. Ora, in tutto questo discorso, come noterete, io non ho fatto riferimento a quella che è la contropressione, perché ovviamente io ho assunto che il numero di macchie in uscita debba essere pari a 2. Ovviamente tutti i risultati, tutti i discorsi che abbiamo fatto valgono chiaramente se la contropressione è sufficientemente bassa da consentire questo tipo di funzionamento, perché ovviamente se io avessi a che fare con una contropressione decisamente alta, ovviamente non è detto che il numero di macchie in uscita possa essere da supersonico. Come diciamo banale considerazione, è ovvio che se la pressione in uscita fosse di un megapascal, è chiaro che non potrei avere alcun flusso, ma questo è una considerazione alquanto banale. Inoltre io ho calcolato quella che è la pressione della sezione 2. Ora, se la contropressione della sezione 2 fosse proprio, dove sta? Circa un'atmosfera, come sta là, ovviamente io avrei il mio flusso libero. In ogni caso, se io immaginiamo una situazione nella quale il mio ugello sbocca liberamente in atmosfera, dove c'è la pressione atmosferica, è di 10 alla quinta pascal, quindi un po' più bassa di quel valore del P2, che cosa accadrebbe? Ovviamente si svilupperebbe un'onda di espansione all'uscita del mio ugello convergente divergente, che poi porterebbe la pressione dal valore P2 al valore della pressione atmosferica circa 10 alla quinta pascal. Quello che mi preme che soprattutto comprendiate con riferimento a questo esempio, adesso vedo con un altro, quello che mi preme che voi capiate con questo è che ovviamente tutti i discorsi che riusciamo a fare nel caso dei motori isoentropici sono sostanzialmente legati ai rapporti
fra le grandezze e le grandezze di Stato, fra le grandezze e le grandezze critiche, attraverso i rapporti critici, ma questi possono essere fatti solo grazie alla isoentropicità del moto, no? Che mi assicura la costanza delle grandezze di distanza e quindi mi consente di utilizzare questo tipo di rapporti. Ovviamente in modi non isoentropici questo tipo di ragionamenti, oserei dire chiusi, non possono essere fatti, cioè non posso calcolare le grandezze di una sezione indipendentemente da quelle in tutte le altre sezioni, cioè non posso prescindere da quella che è la complessità del mondo. Okay? Notate che in questi discorsi non c'entra la lunghezza del gemello, no? L'avete notato questo fatto? Perché? No, perché la lunghezza del gemello che cosa comanda? La lunghezza del gemello sostanzialmente comanda le dissipazioni. Okay? Quindi se il mio gemello è sufficientemente corto da ridurre al massimo le dissipazioni, non ho significativi scambi di calore, quindi il mio moto è adiabatico, il sistema si comporta in questo modo. Ma è chiaro che nel momento nel quale io dovessi considerare un sistema costituito da un gemello lungo decine di metri, no, se io ovviamente considero questo sistema, cioè un'area di gola di 20 cm quadrati, uno sbocco di 30 cm quadrati e quant'altro, questo gemello potrebbe avere una lunghezza di decine di centimetri, metri, quello che sia. È chiaro che io lo stesso gemello lo potrei realizzare lungo 200 metri. No, potrei fare la stessa cosa con le aree di gola, però faccio molto più lungo. Vi posso garantire che il funzionamento non sarà questo. Non sarà questo perché? Perché in un tratto così lungo, ovviamente, le dissipazioni comincerebbero ad agire in maniera significativa. Quindi è chiaro che tutti i discorsi che facciamo, ovviamente, sono strettamente correlati all'ipotesi di isoentropicità che abbiamo fatto e ovviamente solo se l'ipotesi di isoentropicità è ammissibile possiamo fare questo tipo di ragionamento. Cioè da dire che poi soprattutto per quanto riguarda gli ugelli, che sono appunto dispositivi che ci servono ad accelerare un flusso e che vanno di fatto poi inseriti dentro le tubo macchine e quant'altro, ovviamente le dimensioni proprio sono tali da consentirci l'ipotesi di isoentropicità, ma questo ovviamente lo dobbiamo tenere sempre presente quando poi volessimo applicare questo tipo di teoria a sistemi differenti, e infatti lo vedremo con riferimento a qualcuno dei modi non isoentropici ai quali ho accennato prima. Ci sono domande? Quando non ci sono domande la situazione è preoccupante. Allora, per cercare di capire se avete capito, vi propongo un altro problema. Vediamo un po' la traccia che abbiamo messo. Allora, consideriamo sempre un sistema costituito da un ugello convergente e divergente. In questo sistema abbiamo una complessa dell'ingresso di aria sempre con velocità trascurabile. Ora, quando parlo di velocità trascurabile, è chiaro che nella prima sezione non è che c'è una velocità zero, perché io sto considerando una sezione di bocco dell'ugello. È chiaro che, visto che la portata massica deve essere uguale in tutte le sezioni, è chiaro che là esiste una velocità. Ovviamente sto dicendo che la mia velocità di ingresso è molto piccola rispetto alle altre, no? Magari dell'ordine dei metri al secondo rispetto alle velocità dell'ordine di centinaia di metri al secondo che abbiamo verso il sistema, della sezione di coda e della sezione di uscita.
e il fatto di assumere le velocità vascolari nella sezione d'ingresso mi permette di confondere le grandezze caratteristiche della sezione d'ingresso con le grandezze di stagno. Questo è poi l'obiettivo fondamentale. Bene, la pressione d'ingresso è pari a 1.2 MPa. Bene, vogliamo conoscere il valore della contropressione, cioè la pressione ambiente, per la quale in uscita avremo numero di Mach pari a 1.8. Questo qua, chiamiamolo sorvegliato. Poi poniamoci un secondo problema. Consideriamo uno stesso sistema, un gelo convergente e divergente, nel quale la velocità di ingresso adesso non è più trascurabile, è sempre aria, ma abbiamo una velocità di ingresso V1 pari a 150 metri al secondo, quindi assolutamente non la posso trascurare, visto che so che la velocità del suono è dell'ordine di centinaia di metri al secondo, 3, 4, 500, abbiamo visto 500, in dipendenza della temperatura, no, a temperatura ordinaria è 330-340 metri al secondo, diciamo a 700-800 gradi Kelvin arriviamo intorno ai 500 metri al secondo, qualcosa in più, ma comunque 150 metri al secondo non sono trascurabili rispetto a questa, no. Abbiamo inoltre una temperatura di 400 gradi Kelvin, 420 gradi Kelvin. Questo mi dice pertanto che il numero di Mach sarà dell'ordine di 0,3-0,4, no? Basta calcolarlo. E abbiamo inoltre una pressione P1 pari a 0,6 MPa. 0,6 MPa vuol dire di fatto circa 6 atmosfere. Ok? Bene. Vogliamo conoscere che cosa vogliamo sapere i valori che la temperatura e la pressione assumono in corrispondenza della sezione nella quale ho numero di Mach 1. Ok? Quale può essere la sezione nella quale ho numero di Mach 1? Solamente la sezione di Gould. Ok? Bene, a questo punto, se a questo punto riesco a calcolare la temperatura e la pressione, a questo punto vorrei sapere quanto deve valere la sezione di gola. Ora, poiché non vi ho segnato la sezione d'ingresso, non siamo in grado di calcolare la sezione di gola in assoluto. In realtà voglio conoscere quello che è il rapporto che deve esistere fra quella che è la sezione di gola e quella che è la sezione d'ingresso. Ok? Ragazzi, però se questo rapporto è minore o maggiore di 1? No, minore. Perché? Perché se non fosse... Perché la gola è più piccola della sezione di ingresso. Perdonatemi se è banale la domanda, ma al di là... La domanda serve anche a chiarire un altro concetto, che ovviamente al di là di alcune complicazioni che abbiamo, di alcune complicazioni delle formule che andiamo a scrivere, dei rapporti che siamo andati a scrivere, che sembrano un pochino articolati, poi alla fine... I concetti che stanno dietro questi ragionamenti che abbiamo fatto sulla aerodinamica sono di fatto, diciamo, relativamente semplici, no? Abbiamo visto che ricordatevi sempre che dietro tutto c'è la legge delle aree, dietro tutto c'è il fatto che in un convergente una corrente subsonica accelera, una corrente supersonica decelera, viceversa in un divergente.
Per questo motivo, se io voglio realizzare un ugello in una corrente subsonica, lo devo realizzare convergente. Se voglio poi portare la mia corrente subsonica a supersonica, al convergente devo aggiungere un divergente. Questa, diciamo, è lo spirito di tutto il discorso. Poi tutto il resto deriva dalla relazione dei rapporti con le grandezze di Steiner e dei rapporti critici che abbiamo scritto, di fatto, dal fatto che le grandezze di Steiner sono costanti perché il mondo è isoentropico, e dalla relazione che ci consente di calcolare la velocità del suono, relazione che utilizziamo sempre quando abbiamo a che fare con gas, utilizziamo sempre la struttura di relazione che vale per i gas perfetti, no? La cavità è la radice di K per T, essendo K il rapporto fra i calori specifici e per la costante di stato dei gas e T la temperatura alla quale vogliamo calcolare la velocità del suono. Va bene, noi ci fermiamo qui, vi lascio con questi due esercizi, nel senso che ovviamente provate a svolgere gli esercizi qua a casa, quello che sia, poi naturalmente ne possiamo discutere. Ovviamente, diciamo, lo spirito della soluzione degli esercizi è di fatto lo stesso che abbiamo visto nel caso precedente. Nella prossima lezione invece cominceremo ad analizzare i modi non isoentropici dei quali ho discusso in precedenza, analizzeremo più il modo di Rege e poi il modo di Fanno, e di fatto cercheremo di andare a conclusione di questo corso. Io non so se probabilmente non chiudiamo il corso giovedì, quindi con una settimana di anticipo, ma lo chiuderemo sicuramente lunedì, nel senso che a me restano da fare la lezione sui modi di Rege e quella sui modi di Fanno. Di fatto non penso di riuscire a fare un'unica lezione, anche perché magari così lunedì prossimo riusciamo a dedicare anche un pochino di tempo in più anche su qualche altra applicazione che può essere funzionale alla comprensione di termodinamica. Va bene.